come le energie rinnovabili possono diventare per noi una risorsa importante e nel nostro programma prevediamo l'inizio di questo nuovo percorso. L'impianto fotovoltaico che stiamo progettando sulla scuola media produrrà 35.000 kWh annui ed è un progetto pilota che utilizza i contributi del conto energia. Il costo è di 100.000 euro che saranno interamente ammortizzati in 20 anni da finanziamenti pubblici senza costare un euro alla nostra collettività. Estenderemo lo stesso principio a tutti i tetti pubblici e non sono pochi: municipio, palestra, teatro, capannone, scuole. Abbiamo un potenziale di produzione pari a 300.000 kWh annui che ci renderanno molto e non costeranno niente. Lo stesso potranno fare tutti i cittadini di Monterenzio perché abbiamo esteso a tutti i residenti le medesime condizioni di prezzi e di finanziamenti. Chiunque può venire in comune per informarsi su come accedere a questa possibilità. Altro settore importantissimo riguarda il teleriscaldamento. Oggi gli edifici pubblici del capoluogo sono riscaldati attraverso una centrale a gas gestita da ERA e il costo complessivo annuo è di 150.000 euro. Abbiamo avviato lo studio per riscattare la centrale e trasformarla in biomassa. In questo modo ridurremo i costi e l'inquinamento, contribuiremo alla manutenzione delle aree marginali del nostro territorio e daremo lavoro agli agricoltori. Grazie al calore generato avremo anche una produzione energetica pari a 400.000 kWh annui. Come vedete, queste sono idee concrete che porteranno sviluppo, risorse e posti di lavoro ed è su questa linea che vogliamo proseguire.